viene un momento qua a 20 anni, ma lei non li dimostra. Quanto? 20 anni non li dimostra. No, infatti, lei, infatti è un giovanotto, ne ho quasi il triplo, infatti, di 20, per quello non li dimostra. Voi avete un entusiasmo che è contagioso. Sai, questa idea musicale a me venne proprio perché volevo che la musica venisse suonata con il cuore, con passione, con energia, e in 20 anni ci siamo riusciti. Umbria Jazz è famosa nel mondo, però devo dire che aspettano, vi aspettano, qui su questa piazza vi aspettano, anche gli altri gruppi con molta sincerità, vi annunciano, cioè tra poco. Per noi è un grandissimo onore, un grandissimo piacere, ma veramente un grandissimo onore essere qui e essere... E piacere al pubblico, sapere di piacere al pubblico, sapere che la gente ci riconosce, che gli altri artisti ci stimano. Io venivo qui negli anni 80 da spettatore e oggi vengo, diciamo, da protagonista, insomma, insieme ai fan club. Assolutamente, questi ragazzi però hanno tutti un'energia, evidentemente è un gruppo molto coeso e lo si nota. Però tutti avete una grande passione per lo strumento che suonate, ma è bello perché è un gruppo, è il gruppo che trasmette energia a sì, chi è appassionato di musica. Probabilmente, te l'ho detto prima, l'idea nasce perché io negli anni, quando nacquero Van Cof, alla fine degli anni 90, avevo la percezione che... Toscani siete? Che, sì, siamo tutti toscani. Poi ogni tanto c'è qualche sostituto che non è toscano, ma non importa essere toscani. È come si suona la musica. Io volevo che venisse suonata con il cuore, con passione, credendoci. E per quello poi passa. Poi il fatto che noi magari siamo molto amici e... 11 di noi erano nella formazione iniziale 20 anni fa e siamo dello stesso paese, Vicchio di Mugello, in provincia di Firenze, quindi cresciuti insieme al di là delle differenze d'età, probabilmente moltiplica ulteriormente l'energia e l'empatia tra di noi. Che caratteristiche deve avere un musicista per entrare? Quando è stato selezionato, l'hai fatto entrare? Allora, da 11 ora siete? Ora siamo 15 ora, sì. Però all'inizio eravamo tutti del paese, adesso no, quindi non più. Grande, insomma. Ecco, io ultimamente sono venuti dei miei allievi del conservatorio a suonare nei fan club, a sostituire alcuni fan club. E la cosa più importante è, oltre a suonare le note giuste e a muoversi, è il modo in cui le suoni. Devi suonare credendoci, devi suonare come se fosse l'ultima cosa che fai prima di morire, se no non funziona, non la puoi suonare come se fosse robetta. Per me tutta la musica va suonata così, cioè se io vado a suonare in altri gruppi come vado, io suono con quell'attitudine lì, cioè ogni nota è importante, ogni nota deve trasmettere, se no non serve. La musica è un'emozione, per cui se la fai senza avere emozione, non puoi trasmettere emozione. Grande messaggio, qui a Umbria Jazz, qui le parole sono chiare. Annunciamo a bassa voce Gino Paoli. Allora sì, stasera io non lo posso annunciare l'ospite stasera, però stasera abbiamo come ospite... Ok, allora che dire, a mezzanotte vi aspettiamo. A mezzanotte vi aspettiamo. Cecchini, grazie. Sei un grande. Grazie, grazie mille. Ciao. Se vi è piaciuto tutto questo, vi fa il caso. Devono tutto a mister. Grazie a tutti.